Sembrava che quella favola vissuta negli anni Ottanta sarebbe stata per sempre un nostalgico ricordo. Per oltre un decennio, ripensare ai trionfi del passato era stato più entusiasmante di vedere un presente fatto di sconfitte. Quasi nessuno credeva più alla risurrezione, fino all'estate del 2004, quando a Napoli ebbe inizio una nuova storia. Roberto Molinaro presenta Napoli e il gioco del calcio. Su M2O Real Trust. Il racconto di una storia. Una storia vera. A tempo di musica. A tempo di Roberto Molinaro. Torrida estate del 2004, il sole sembrava masticare la città, lentamente, con le sue mascelle fiammanti. Il golfo, il porto e il Vesuvio erano immobili, mentre si imponeva sempre di più nella grande piazza Plebiscito un'atmosfera da tragedia popolare. A chi non segue le vicende del calcio potrà anche apparire una ridicola follia che una metropoli come Napoli, con le sue problematiche da sempre irrisolte, possa considerare il fallimento della propria squadra come la peggiore cosa che gli possa accadere. In realtà questa storia, dedicata in senso generale al valore sociale del calcio, dimostrerà quanto può essere fondamentale per una città identificarsi con una vittoria sportiva. Yo soy el animal. Ve lo que hago a YouTube.
Napoli è una città in perenne stato di emergenza. Se negli anni Ottanta aveva predominato nell'opinione pubblica un'immagine di Napoli legata alla guerra di Camorra, negli anni successivi non sarebbe andata meglio. Da quelle tragedie all'umiliante scandalo delle montagne di rifiuti in strada sono trascorsi quasi 30 anni e la città appare sempre più condannata ad essere preda perfetta per politicanti pronti ad utilizzarla come il loro principale spot, affermando che la propria missione sarà salvarla. In questo malinconico scenario, il calcio ormai è l'unica cosa che sembra essere rimasta nella città bersaglio a cui attribuire sempre tutte le colpe. Su RB2O, Roberto Molinaro presenta Napoli e il gioco del calcio. Una storia vera, raccontata in mura. A tempo di musica. A tempo di musica. Tappo calamaia, madonna mi tomare tutto questa lo abbandono, questa neve ma cadotta, ma voglio far, ma voglio far, ma voglio far. Culettoni, ma caccia le palombe sotto penne, ma caccia dalle menne, se la menne sotto carne, ma caccia dalle ame, solo le ame sono polose, ma caccia dopo il rosso, e chi dice che è peccata, ma è consulta te spaccata. Tappo calamà, tappo calamà, vola vola palomè, vola vola palomè. Ma caccia le palombe sotto penne, ma caccia dalle menne, se la menne sotto carne, ma caccia dalle ame, solo le ame sono polose, ma caccia dopo il rosso, e chi dice che è peccata, ma è pezzuta, te spaccata. La lua e la lana, presto sono marca palma, se manca bella buona, ma che grande, ma che da sola. La lua e la lana, presto sono marca palma, se manca bella buona, ma che grande, ma che da sola. Vole intorno, ma caccia le palombe sotto penne, ma caccia dalle menne sotto carne, ma caccia dalle ame, solo le ame sono polose, ma caccia dopo il rosso, e chi dice che è peccata, ma è pezzuta. Oggi a Napoli il gioco del calcio rappresenta l'unico grande riscatto popolare per tutte le fasce sociali. Nonostante infatti gran parte dell'informazione provi a costruire l'immagine di una città in rinascita, la verità è profondamente diversa. Il degrado delle periferie, infatti, è rimasto intatto, nonostante si sia voluta dare una ripulita alle strade del centro. È come se ad una persona malata di cancro qualcuno avesse truccato il volto con fondotinta e rossetto, affermando di avergli ridato il perfetto benessere. Svegliami prima dell'alba, portami dove la luce non c'è, così che il sole non illumini più. Oh.
inizio la storia della rinascita del calcio a Napoli. Potrà anche stupire, ma il primo passo verso la resurrezione venne compiuto in uno scenario che non ha nulla in comune con i soliti stereotipi attribuiti a Napoli. Lontano dal mare, in un albergo svizzero, nell'estate del 2004 si incontrarono il produttore cinematografico Aurelio De Laurentiis e Pierpaolo Marino, l'artefice del fenomeno udinese, la più trionfale storia per una squadra di provincia portata ai vertici del calcio italiano. Quel giorno, insieme, decisero di dare inizio ad una vera e propria missione: riportare il calcio a Napoli. Nell'estate del 2004, in piazza Municipio, a Napoli, l'intera città sembrava riunita per una grande protesta popolare. Non si trattava però di un'unione di disoccupati o di persone che chiedevano i minimi diritti che dovrebbe avere ogni cittadino che vive in un paese civile. Quella grande folla stava manifestando per una squadra di calcio che stava naufragando per sempre. Negli abissi della Serie C. La resurrezione del Napoli continua dopo la pubblicità. A tempo di Roberto Molinaro.
Spesso chi gestisce il calcio sembra dimenticare che non si ritrova a manipolare un'azienda come le altre. I dirigenti e gli imprenditori che investono nel calcio hanno naturalmente l'obiettivo di fare utili. Ma quello che non dovrebbe mai essere dimenticato è che il grande affare che si può realizzare con gli introiti che porta una squadra è frutto di una passione popolare, di una fede. Chi negli anni 90 e nei primi anni del nuovo millennio ha gestito il Napoli sembrava averlo del tutto dimenticato. Se la Roma ha avuto la fortuna di essere gestita da un presidente come Sensi, per il quale la propria squadra non era principalmente un affare economico, il Napoli e i propri sostenitori hanno dovuto subire negli anni l'assalto di personaggi le cui imprese, poi, si sono rivelate del tutto fallimentari. Prima della rifondazione della squadra ad opera di De Laurentiis, il Napoli si era barcamenato fra vicende societarie che sfioravano il ridicolo. Questo era drammatico per una città che aveva identificato il proprio riscatto solo con i trionfi legati al gioco del calcio. Questa e le altre puntate di Real Trust. Entra nella sezione M2O Reloaded su m2o.it. A tempo di Roberto Molinaro. Quando nel 2004 la città accettò come una grande ingiustizia di partecipare al campionato di Serie C1, c'era però la consapevolezza che in quella stagione avrebbe avuto inizio qualcosa di nuovo. Ricominciare però fu davvero difficile. Mentre infatti incombeva l'esordio in campionato con il Cittadella, la squadra non era stata ancora del tutto formata. Non c'erano ancora neanche le magliette per giocare al San Paolo, teatro di scudetti che ormai apparivano come lontanissimi ricordi. Su M2O, Roberto Molinaro presenta Real Trust. Una storia vera, raccontata in un'ora. A tempo di musica. A tempo di musica.
Era necessario mettersi i bei ricordi alle spalle e fidarsi di una nuova gestione che voleva riportare il Napoli a giocare in Europa entro pochi anni. Quando però il presidente De Laurentiis affermava tutto questo, sembrava pronunciare parole illusorie. La città, infatti, era stata abituata ad ascoltare promesse impossibili, tanto che un'affermazione come quella sembrò ridicola a tutti. La fede per la squadra, però, ebbe la meglio sullo scetticismo e così ebbe inizio la nuova avventura in C1, che man mano cominciò ad attrarre sempre più pubblico. Su M2O, Roberto Molinaro presenta Real Trust. Una storia vera, raccontata in un'ora, a tempo di musica. Non fu facile la domenica andare allo stadio a vedere il Napoli giocare contro rispettabili squadre di provincia, per chi aveva assistito alle giocate del più geniale calciatore di tutti i tempi, il cui nome è quasi superfluo ricordare, dato che Maradona per Napoli era ed è una vera e propria divinità pagana. La sfida, però, era superare la nostalgia e capire che quelle partite in C1 rappresentavano soltanto una transizione, un passaggio necessario per tornare un giorno ai trionfi di un'epoca d'oro. Se la gran parte della cittadinanza di Napoli era stata abituata a lottare, tanto da essere l'unica città che nella Seconda Guerra Mondiale aveva assaltato e sconfitto le truppe naziste, accettare di vedere la propria squadra in C1 poteva essere naturalmente un problema affrontabile. Dopo 2 anni d'attesa, infatti, il Napoli tornò in B, puntando immediatamente al ritorno nella massima serie. Intanto, però, sul calcio italiano si era abbattuta una vera calamità che avrebbe cambiato l'immaginario popolare legato a questo sport. Era iniziata la stagione di Calciopoli. (Susurra)
ascoltare questa e le altre puntate di Real Trust, entra nella sezione M2O Reloaded su m2o.it. A tempo di Roberto Molinaro. Da domani sarò dimissionario da direttore generale della Juventus e da stasera il mondo del calcio non è più il mio mondo. Accuse di corruzione e reati gravissimi erano attribuite a diverse personalità del calcio che per anni erano apparse intoccabili. Sembrava davvero di essere giunti ad una resa dei conti. Tutto questo portò la Juventus, la squadra più titolata d'Italia, ad una penalizzazione che l'avrebbe vista per la prima volta disputare il campionato di Serie B. Quella decisione, se per molti rappresentò una giusta punizione da pagare, per i dirigenti del Napoli non fu certo una buona notizia. Le difficoltà per tornare in Serie A, infatti, sarebbero aumentate. Una storia vera, vera, vera. Calciopoli sembrava aver smascherato le tante nefandezze della gestione del calcio italiano e molti credevano che tutti gli uomini che erano ai vertici avrebbero pagato, quantomeno venendo sostituiti. Oggi possiamo dire che la storia è andata in modo molto diverso, ma nel 2006, a pochi giorni dall'inizio dei mondiali di calcio, la maggioranza dell'opinione pubblica credeva che quell'avventura in Germania si sarebbe conclusa con un umiliante fallimento. Yeah.
dopo la conquista dei campionati del mondo, sembrava che nel calcio italiano si fosse finalmente entrati in un'era in cui il rispetto delle regole veniva prima degli interessi economici. Paradossalmente, proprio il Napoli e la Juventus, le due grandi regine del calcio spodestate, in breve si tramutarono nelle due realtà più pulite, in quanto stavano pagando per gli errori societari. Nella città partenopea, infatti, tutti erano certi che in una sola stagione entrambe le squadre sarebbero tornate in Serie A. Napoli ha giocato l'ultimo campionato di Serie B, ha rappresentato sicuramente un fenomeno unico nella storia del calcio. Infatti non si era mai visto un campionato cadetto composto da squadre come Juventus, Genoa, Bologna e Napoli. Città che per bacino d'utenza insieme superavano di gran lunga oltre la metà della Serie A di quell'anno. Alla fine di quella stagione, la società di De Laurentiis riuscì a conquistare la massima serie, ma un interrogativo si impose in molti sostenitori. Bisognava capire se la squadra che sarebbe stata costruita avrebbe potuto essere competitiva anche contro le grandi realtà del calcio italiano. Il ritorno del Napoli in Serie A impose in tutta la città un'atmosfera di entusiasmo. Tutti potevano continuare a dire, come negli anni Ottanta, ai tempi degli scudetti, che anche se venivano dalla città di tutte le emergenze, la loro squadra andava controcorrente rispetto ai mali di Napoli. In quei primi mesi, però, ci furono molte polemiche legate alla campagna acquisti. I calciatori che aveva acquistato la società, infatti, erano degli esordienti in Serie A e molti già intravedevano un futuro fatto di prestazioni mediocri.
Nessuno avrebbe potuto immaginare quale favola avrebbe riscritto un poeta ancora anonimo come Lavezzi. Su M2O, Roberto Molinaro presenta Real Trust. Una storia vera, raccontata in un'ora, a tempo di musica. Changed, and I could take my mind wherever thoughts rearranged.
Il giorno del ritorno in Serie A allo Stadio San Paolo di Napoli per molti fu un momento di riscatto assoluto. Era come se la squadra per anni fosse sparita dal calcio vero, quello giocato dai grandi campioni, e quel giorno finalmente fosse riapparsa. L'esordio con il Cagliari però fu una delusione. Perdere con una squadra che puntava a fare un modesto campionato di bassa classifica fece temere a tutti il peggio. E tuttavia bastarono poche settimane per far identificare la città partenopea con un nuovo idolo. Un calciatore che aveva una faccia da scugnizzo e che sembrava nato nei vicoli popolari accanto al porto. Lavizzi, l'uomo del dribbling fulmineo, avrebbe incantato tutti. Campionato del Napoli in Serie A si sarebbe concluso con un ottavo posto, risultato straordinario per una squadra neopromossa. Il ritorno in Europa della squadra è storia recente e dimostra che quella promessa fatta soltanto 4 anni fa è stata mantenuta. Oggi, secondo molti esperti, il Napoli potrebbe rappresentare la grande sorpresa del calcio italiano, ottenendo risultati che in pochi avrebbero potuto persino solo ipotizzare. A cold. Which way it's gone? I feel the half that is missing until the river flows back to me. Like a black river running like a black river, like a black river running like a black river, like a black river.
storia di questa sera potrà anche dimostrare quanto sono importanti le cose frivole della vita per una città. Se infatti viviamo in un paese che ha problematiche sociali delle quali quasi nessuno parla, il gioco del calcio, sia pure nei limiti dovuti, costituisce comunque una via di aggregazione che può essere utilizzata nel bene e nel male. Napoli probabilmente è la più efficace metafora di tutto questo. E se da una parte vengono messi sotto accusa alcuni tifosi, autori di azioni che sanciscono soltanto la loro inciviltà, è necessario ricordare che questi non rappresentano lo spirito con il quale Napoli sta vivendo la sua nuova favola calcistica. Guanere miracolo, le grazie di muovata bate l'acqua chiappata che grande pallottola vagante, sti capo vagante che te fanno venire o spanta che sti guappa che fanno il tuo sangue te fanno sazie delle gambe usante in prima linea dall'inferno e tante pedine scacca come fanta c'ha te ruinare terino anzi si pazzi a nanzo scanzo monitolo che fino a biaffa così chi non può fermi che sta maniera ma che tempo vuoi che spera quando il rosso sangue a sera in tuo scuro compara un ambasciatore che spara scompara non compara muore loro da controllo l'avvertimento in terra mare chiara una sora con un rosario in mano che hanno frati in tano un bagno e sangue chiama vendetta bang bang stanotte troppo Napoli sono serenate calibro 38 fui fui annanzi a luce a reto cui o mal tempo te ben arreto con manascia se ne fui più prima fui curre pigliavi a toglio fui si scendero e sai chi fa scalatoia a basta che fui annanzi a luce a reto cui e mal tempo non guarda a reto se non so guai non deformarsi non ton guai lascia vabbè la bucondria ti escero bui basta che fui. Vai portano, son quattano, son squattano e cosa buono, so come bastimento partono e possibilità so come bacche regalo, so scattano becchi ne sato, misurano una saga me c'è son coppa l'asfalto poi si del risolto, macchine indelebile tra posto l'indobus e posto te perde una bussola una storia più vecchia dei fossili ne trovo un missile, bombo, bazzo che lancia fiamma, caso cazzo e faccio un vapore che passa a damma, modane che stanno stipate in da casa blindata, garage giardino minata e protetta da nucleo organizzata, meglio se smamo, pare che sempre capodanno, gente che gira con un colpo in canna, per una questione scema in canna, domena, a canna un passo, mo fuglie pressa, va in mano, croce fissi, ora prono bis. Fui fui, annanzi a luce a reto cui, o mal tempo te ben arreto con manascia, se ne fui più prima fui, curre pigliavi a toglio fui, si scendero e sai chi fa scalatoia a toi basta che fui, annanzi a luce a reto cui, e mal tempo non guarda a reto se non so guai, non deformarsi non ton guai, lascia vabbè la bucondria, ti escero bui, basta che fui. Fui e fui, annanzi a luce a reto buio, o mal tempo dove una rete con manascia, se ne fui per prima fui, curre pigliavi a toglio fui, si scendero e sai chi fa scalatoia a toi basta che fui. Annanzi a luce reto buio e mal tempo non guarda a rete se non so guaia non te formassi non te guaia lasciava via la bucondria e essere buio basta che fuia. Real Trust torna domenica prossima alle 9 di sera su M2O, un programma di Roberto Molinaro. Leading Voice Nanni Venditti.